Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre santa. Abbiamo ascoltato un bellissimo episodio nella prima lettura della conversione dell'eunuco attraverso l'opera apostolica di spiegazione della Sacra Scrittura compiuta dall'Apostolo Filippo. E qui nel Vangelo Gesù spiegare che chiunque è in ricerca, in qualche modo, viene dal Padre attirato a lui. Gesù lo istruisce, gli dona la vita eterna, che comincia fin da qui e lo risuscita nell'ultimo giorno. Ora, la cosa importante, che è anche un po' quello che accomuna entrambe le letture, è questo messaggio. Dio si rivela a chiunque ha il cuore quantomeno aperto, più ancora a chi lo cerca. Questo è un eunuco, molto bello vedere in questa lettura come la divina provvidenza, la divina volontà dispone gli eventi. Manda un angelo a Filippo e dice: guarda, fai quella strada e incontrerai quella persona. Quindi da questo incontro nasce la conversione dell'eunuco, che poi si battezza. Ma l'eunuco stava leggendo la Bibbia. Leggere la Bibbia vuol dire fare dei passi di ricerca per raccapezzarsi qualcosa e per rendersi conto di chi sia questo Dio. Questo perché? Perché Dio non fa preferenze di persone. Gesù dice nel Vangelo, è vero, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Ecco, ma chi è che il Padre attira Gesù? Qualche persona così a caso spara un mucchio e dice questo lo attiro e quest'altro non lo attiro, perché questo è simpatico, questo è antipatico, questo è buono, questo è cattivo. No, perché il Padre vuole che tutti siano attratti da Gesù, si rivolgono a Lui e abbiano una salvezza. Gesù è stato costituito dal Padre Salvatore universale, in nessun altro nome c'è salvezza e nessuno ha a priori la porta chiusa dinanzi al cuore di Gesù o la strada preclusa. Il problema, guardate che il tempo passa, più di questa cosa arrivando quotidianamente persuadendo, si gioca tutto dentro il cuore dell'uomo, cioè quello che uno vuole realmente. Perché se una persona vuole conoscere Gesù, vuole conoscere Dio, vuole lasciarsi ammaestrare da Lui, ha il cuore aperto, senza, è solo questione di tempo. Piano piano il Signore lo prende per mano, come ha fatto Filippo con questo eunuco. Questo dice: ma chi è questo del profeta Isaia che dice una pecora condotta al macello, un agnello che non apre bocca? A chi si riferisce? A lui o a qualcun altro? Filippo gli ha risposto: a qualcun altro. Non è che aveva fatto un discorso graduale, piano piano, che poi sai chi è? Sapete chi è questo qualcun altro? L'ho conosciuto, è Gesù di Nazareth. Benissimo, ci credo, battezza. Quindi il percorso, Dio si serve di mediatori, anche Gesù, San Paolo lo definisce il mediatore per antonomasia tra Dio e l'uomo, no? Poi ci sono i mediatori del mediatore, gli apostoli, i sacerdoti. Non bisogna mai fermarsi al mediatore, ma andare sempre il mediatore. Hai visto anche nei... io ho studiato la legge, no? C'è il contratto di mediazione, no? C'è il mediatore che chi è? È chi c'è il compito di unire due persone, lo cacciano a fare, poi a fare lo fanno loro e poi il mediatore scompare. Quindi se una persona cerca Dio, sicuramente presto o tardi troverà gli input giusti, incontrerà le persone giuste, le situazioni giuste. Chi è invece che non le trova mai? Scusa, sempre lo stesso. Chi nel cuore non è aperto, o perché non ci pensa, o perché, e questo è più grave, c'ha tante cose dentro la capoccia sua che possono essere o idee sbagliate oppure situazioni piccole o grandi di impedimento, di attaccamenti, di idolatria che impediscono a Dio di entrare. E allora si rimane, come dire, fuori fino a quando nel cuore dell'uomo non avviene qualche piccola apertura. Cioè, è bellissimo un passo del Cantico dei Cantici, bellissimo, si riferisce allo sposo e alla sposa, no? Lo sposo è Dio e la sposa è l'anima. A un certo punto dice: lo sposo guarda, balza sui monti e salta per le colline, egli è al di là del muro e spia attraverso le inferiate. Sono tutte quante immagini ovviamente poetiche, simboliche. Cos'è il muro? Il muro è la nostra volontà, che bisogna vedere se si apre o non si apre. E le inferiate che sono? Sono quelle possibili fessure, le porticine che a volte l'uomo apre al Signore attraverso cui si possa in qualche modo insinuare. Ma se le inferiate sono chiuse con battenti di ferro,
e il muro sta davanti, Gesù sta fuori. Ancora il libro dell'Apocalisse, che la Chiesa legge durante il tempo di Pasqua, la luce delle ore, Gesù ad una delle sette chiese dice: io sto alla porta e busso. Ah, se qualcuno ascolta la mia voce, mi apre la porta, io entro, sono colui che dico me. Chi non mi apre, necessariamente rimango fuori. Quindi non cesseremo mai abbastanza di riflettere. Guardate che il nostro Signore, quando ci troveremo dall'altra parte, non si farà dire da nessuno: tu per me non hai fatto abbastanza, tu non mi hai aiutato abbastanza, tu mi hai fatto mancare questo. Immaginate che ingiustizia che sarebbe. Siamo noi, quando staremo nel regno della verità, vedremo tutte le porte che abbiamo chiuse o quelle che non abbiamo aperto, ostinandoci o radicandoci dentro tante cose. E il nostro Signore dirà: io ho fatto tutto quello che potevo nel rispetto della tua libertà, ma tu non hai voluto. Questo è l'unico problema, guardate. Io più tempo passa e più questa cosa la vedo chiarissimamente, sia in me che fuori di me. Chiediamo sempre a Maria Santissima che ci aiuti, che ci prenda per mano e che quantomeno ci aiuti a fare quei necessari percorsi di guardare bene dentro noi stessi per vedere quello che c'è nel nostro cuore e fare le scelte opportune, sapendo che la misericordia del Signore e la sua porta del suo cuore è sempre aperta, anzi spalancata, e che non è mai troppo tardi. Però molte volte, per dare dei cambi di rotta, occorre fare delle operazioni molto dolorose dentro i nostri cuori. E se bisogna fare, bisogna farle. Altrimenti la vita rimane, come dire, stantia, stagna, statica, non si va avanti, non si va indietro, non si gusta la bellezza del Signore e si vive una vita umana piccola, povera, mediocre, ampiamente al di sotto di quella che il Signore ha scelto, pensato e preparato per noi. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.